Sabato durante la notte con il pullman organizzato, la trasferta organizzata dal nostro capitano Sergio Nava che è riuscito a fare questo pullman con la gente dell'Old Rugby Brescia, gente dei giovani del Rugby Junior Brescia e anche quelli del Fiumicello. Siamo andati, abbiamo vissuto questa trasferta in maniera molto, molto simpatica. Infatti, prima del test match andiamo a un bel spot, un clip con la musica al tormentone di questo momento. Happy. Come al solito riviviamo quello che è stato il nostro pomeriggio a Roma. Eravamo anche un po' intrusi perché siamo stati vicinissimi, anzi eravamo praticamente insieme a Lancaster, il coach, head coach di questo in Inghilterra, quindi mostriamo quei momenti, momenti anche un po' direi simpatici per drammatizzare veramente una sconfitta molto molto dolente di questa Italia. Vediamo. Siamo nella postazione dello staff tecnico dell'Inghilterra, siamo praticamente in questo momento degli intrusi, io e Giacomo Mastrocola. Una napoletana e un argentino. Una napoletana e un argentino, argentino. esatto. E quindi è facile infiltrarsi così, dai. Assolutamente sì. All'inizio Luciano Orchera e Owen Farrell hanno trasformato punizioni che hanno messo le due squadre in stato di parità dopo 11 minuti. E ci è voluto un bel po' di tempo prima che gli ospiti si imponessero. Mike Brown è stato un contendente come giocatore del campionato fin dall'inizio, con una serie di partite di alta qualità e al 14° minuto ancora una volta ha dato prova di quanto sapesse fare con un incontenibile sprazzo di velocità sulla sinistra per la sua terza meta del campionato. Un superbo passaggio da parte dell'estremo dell'Arlequin che ha lasciato Michele Campagnaro e Luke McLean sbalorditi. Farrell ha trasformato i due punti portando l'Inghilterra in vantaggio 10-3
appena un quarto d'ora dalla fine del primo tempo. Orchera segnò un altro penalty per il 6-10, ma quando l'Inghilterra attaccava si faceva sempre minacciosa. Continuando a pressare gli italiani verso la loro linea, subito dopo la mezz'ora gli inglesi spezzarono la resistenza dei padroni di casa. Giocando di vantaggio, Danny Kerr passò la palla a Farrell, che la rincorse e saltò oltre, correndo oltre i pali senza che nessuno lo toccasse. È stata la seconda meta degli ospiti. Un buon risultato che lasciò Farrell con il semplice compito della trasformazione e portare così la sua squadra a 17-6 con tanto tempo ancora davanti. A due minuti prima dell'interruzione un'altra travolgente meta da parte di Brown. È stata una superba azione costruita dall'allineamento. Passaggi veloci e ottimo appoggio da parte di Brown, che raccolse da Farrell e si lanciò verso la linea come uno sprinter olimpionico. Brown ha celebrato così la sua quarta meta del campionato. Il consistente margine di vittorie di cui l'Inghilterra aveva bisogno per mettere l'Irlanda sotto pressione stava divenendo una possibilità allo scadere del primo tempo. Farrell trasformò con precisione e l'Inghilterra poteva andare a riposo con 24 punti a 6 di vantaggio. 10 minuti dopo la ripresa, mentre l'Inghilterra pressava per una quarta meta, l'Italia si è vista in pericolo. Borrell era sulla linea, ma la palla è arrivata a Marco Bortolami in posizione di fuorigioco, che gli costò il cartellino giallo e fuori per 10 minuti. Immediatamente l'Inghilterra si fece avanti. La pressione che i suoi esercitavano era incessante e finalmente essi trovarono un varco nella difesa italiana quando Brown imbeccò Jack Nowell, che si tuffò per la sua prima meta in nazionale. Un grande momento nella carriera del ventenne giocatore dell'Exeter, e quando Farrell trasformò i due punti il distacco si è esteso a 31-6 a favore dell'Inghilterra. Nessuna possibilità per l'Italia di rifarsi. Si trattava solo di quanti altri punti l'Inghilterra poteva beneficiare negli ultimi 25 minuti. Gli inglesi cercarono una quinta meta al 61esimo quando Vonipola venne in aiuto di Billy Twelvetrees e il giocatore nato a Wellington evase i placcatori italiani stanchi, segnando la sua prima meta per l'Inghilterra, mentre il tabellone si distanziava sempre a favore degli ospiti. Farrell aggiunse gli altri due punti portando il vantaggio a 38-6. Gli azzurri non riuscivano a contenere lo slancio degli ospiti. Al 68esimo i varchi si aprirono di nuovo quando Farrell imbeccò il sostituto Manu Tuilagi, che di forza si impose sulla linea per la meta numero 6. Un bel momento per Tuilagi dopo 6 mesi di assenza dovuta a infortunio. Il compito di Farrell di trasformare e portare l'Inghilterra a 45-6 fu facile. Così gli inglesi si avvicinavano ai 49 punti di vantaggio di cui godeva l'Irlanda. Ma le speranze della squadra di Lancaster si sono smorzate quando la palla, data a Joe Lounsbury e passata subito, è stata intercettata da Leonardo Sarto, che si lanciò verso la linea per la prima meta dell'Italia in questa partita. Anche se la trasformazione di Tommy Allen fallì, tuttavia la distanza era scesa a 34 punti e questo rendeva il compito inglese di raggiungere il vantaggio irlandese più difficile. Sarto così aggiungeva un'altra meta a quella segnata contro l'Irlanda la settimana prima. Una magra controllazione per la partita, ma un duro colpo per le speranze inglesi. Ci fu tempo ancora per un'altra meta inglese dopo l'ottantesimo minuto. Il sostituto George Ford diede una palla al capitano Chris Dobshaw, che segnò il pomeriggio romano con un'altra meta e con la trasformazione dall'impeccabile piede di Farrell. L'Inghilterra così vinceva 52-11. Prima di cominciare come al solito il post-match, reviviamo insieme l'allegria, perché tutta la partita Lancaster è stato molto flemmatico, non ho mai esternato la sua emozione, quindi siamo stati lì vicino a lui al momento della fine di questa partita e dopo, subito dopo siamo andati in conferenza stampa dove c'era un clima per niente allegro. Congratulations. Okay, ciao. Go, Fred! Scotty! Go, Fred! Sweet child! Go, we must carry me!
un po' di cambiamento. No, di cambiamento no. Sì, bisogna cambiare, quello che dico io. Secondo te cosa, quale sarebbe la formula in questo momento? Così a caldo cosa bisogna cambiare non te lo so dire. Siamo sicuramente reduci da uno dei peggiori giri d'azione degli ultimi anni e il dato statistico inequivocabile è che nelle ultime due partite di quest'anno abbiamo preso 14 metri contro le due squadre con le quali l'anno scorso non avevamo subita nemmeno una. Quindi c'è stata una netta inversione di tendenza, ci sono tanti problemi che vanno analizzati. Io non so da dove bisogna ripartire, soprattutto in funzione di quali obiettivi, perché se l'obiettivo primo sono i mondiali del 2015 non c'è molto tempo e non ci sono molte cose che si possono fare in 16 mesi. Se l'obiettivo è più a lungo termine, allora ne possiamo parlare quanto vogliamo, però a lungo termine cosa significa? 6 anni, 10 anni, un futuro che magari non arriva mai. Cioè è molto difficile ragionare adesso a caldo dopo una partita come questa che è stata la fotocopia di quella di Dublino di una settimana fa. Sergio, torniamo alla partita, alla parte tecnica. Nel primo tempo, in Minsk, chiusa almeno, siete comportati praticamente alla pari. Nel secondo tempo c'è stato un calo tremendo. Cioè, lì c'è stato anche una chiave, perché soffrire Mischia, io non me l'aspettavo sinceramente nel secondo tempo come ha sofferto. Mica chiusa parlo. Sì, la Mischia è stata uno dei settori dove oggi non siamo stati competitivi. Si possono trovare 10.000 alibi, 10.000 scuse, mancava questo, mancava l'altro, ma penso che bisogna dire due cose. La prima è che l'Inghilterra comunque ha una buona Mischia, non stiamo parlando di una Mischia, diciamo, principiante, una buona mischia. Possiamo dire anche che comunque abbiamo giocato nel secondo tempo con anche un pilone sinistro normalmente come De Marchi, che normalmente era meglio di giocare a sinistra giocando a destra. Possiamo dire tantissime cose, però la mischia è sempre un collettivo. Nel primo tempo è andata, diciamo, abbastanza bene, nel secondo tempo ci sono state le mischie che abbiamo sofferto, anche abbiamo preso un cartellino giallo e abbiamo difeso una mischia a 7 contro 8 che abbiamo tenuto bene in mischia, ma poi hanno aperto la palla e l'arbitro ha segnato la meta. Però ecco, non penso che sia stata proprio la mischia il punto determinante oggi per la sconfitta. Si fa troppo lungo, ma no, tutto qui per risponderti alla tua domanda precisa. Grazie. Penso che sia una problematica dei giocatori. Sappiamo che ci sono qualche giocatore che non abbiamo, se non fortunati, non so che non sono.